fallen leaves drift by my window. Tra i tanti piccoli piaceri di cui ci ha privato la pandemia, ce n'è uno che avremmo potuto vivere solo e unicamente in questo periodo dell'anno. Magari non è tra quelli fondamentali, ma sicuramente assistere a questo spettacolo è un'emozione non da poco. Oggi lo chiamano Foliage e per farlo ammirare si mette in moto anche il settore del turismo e delle escursioni guidate. L'Abruzzo, con i suoi grandi numeri di superficie protetta e faggete meravigliose, è tra le mete più suggerite. Fenomeno di oggi, si diceva, il foliage, eppure il fascino dei colori autunnali cattura la vista da sempre. Più o meno tutti abbiamo strabuzzato gli occhi davanti alle foglie di mille colori che svolazzavano delicatamente fino a farsi croccanti sotto le nostre suole. Ma ora che la zona rossa, prima ancora dell'inverno, ha bloccato le nostre gite domenicali, possiamo solo provare a raccontare, grazie all'aiuto di queste immagini amatoriali, come si presentano i boschi abruzzesi. Qui siamo nel bosco di Sant'Antonio, un paio di settimane fa. Colori ocra, rosso, arancio, giallo, marrone, persino viola. Tutta la palette della tavolozza in gradazione. Le foglie si staccano dai rami e volano giù per terra, quasi a salutare l'arrivo dell'inverno con un inchino.